Questa croce a forma di T fu fatta erigere sul colle della Vecchia a Montesilvano dal viceparroco della chiesa di Sant'Antonio, Don Diodati, che sosteneva che da visioni durate un anno di Maria Santissima e Gesù, il 28 febbraio 1988 ci sarebbe stato un grande miracolo in cielo, più grande di quelli a Lourdes e a Fatima. La croce di Montesilvano è stata la massima croce di questa città, perché questo miracolo, atteso da circa 20.000 persone giunte da tutta Italia, non fu visibile in nulla, tanto esso trascese la realtà sensibile. Fu però un segno tragico. Una signora di 51 anni, di nome Assunta Florindi, morì di infarto, mentre molti ebbero danni alla vista per aver fissato troppo a lungo il sole. Pertanto questa immagine della croce a forma di T sul colle della Vecchia richiama quello detto del cranio su cui fu eretto Gesù. Ma anche il nome di Montesilvano richiama Monte Siano, se spostiamo la LV affiancandola alla croce a forma di T. Allora accade una cosa sorprendente, che tolta la LV a Montesilvano, essa si anagramma a Monte Sion, mentre la LV che affianca la croce diventa il nome attuale di Gerusalemme, Tel Aviv, la cui sigla internazionale è proprio quella di TLV. Ora, il miracolo doveva accadere il giorno 28 febbraio, in cui la liturgia della Chiesa celebra i santi Romano Abate e Macario. LV è il numero 55 romano e in quel giorno io, che in un certo senso sono un ma C a R, io, alluso da Macario, decidevo di salire sulla croce del fallimento nel mio tentativo, durato 12 anni, di dar corpo a Cristo. Il destino mi avrebbe portato nel 2002 a Montesilvano e l'anno 5, il 5 dicembre, avrei concluso 55 giorni di digiuno, proprio come la LV romana, affrontati affinché il buon pastore della Chiesa Cattolica si occupasse di una pecorella smarrita in me, che non avrebbe mangiato più fino a che egli non avesse abbandonato le 99 nel Vaticano e non si fosse occupata di essa. Ebbene, il 5-5 mi misi realmente in croce, incatenato al cancello della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dopo 55 giorni di digiuno. Erano esattamente 6.490 giorni dopo il 28 febbraio del miracolo, atteso ma non visto, che distava esattamente le stesse cifre 64 e 90, ma disposte come 9.064 giorni, dal 22 dicembre 2012, in cui io, recatomi a Tel Aviv con un volo il 7-12, dopo 14 giorni di soggiorno a Gerusalemme, volerò in un reale ritorno in cielo, stavolta crocifisso davvero e morto 3 giorni prima del Natale in cui Gesù solitamente rinasce. Il grande miracolo di cui il 28-2-1988 si concluderà dunque a Tel Aviv, a Gerusalemme, in cui io, che cercai di dar corpo a Gesù, decidendo di mettermi in croce, avrei semplicemente figurato quanto sarebbe realmente accaduto 90 centinaia e 64 giorni dopo, previa una simulazione, il 5-5, dopo 55 uguale LV giorni di digiuno, affinché il buon pastore si occupasse di lui, pecorella smarrita.
sarà quel giorno che finalmente lo vedremo attuarsi, quel miracolo che sarebbe stato più grande che a Lourdes e a Fatima. La seconda morte di Gesù, ritornato in una povera pecorella smarrita e condannato a morte due volte dal buon pastore mancato, per come scritto al versetto 18 dell'ultimo capitolo 21 dei quattro Vangeli. Dio dice a Pietro, dopo di aver ricevuto tre assicurazioni di amore e avergli dato per tre volte l'incarico tassativo di curarsi delle sue pecorelle: quando eri giovane ti cingevi e andavi dove volevi, quando sarai vecchio stenderai le braccia e un altro ti porterà dove non avresti voluto. Questo, continua Giovanni, lo disse per indicare come sarebbe morto. Ma la profezia era ben più ampia, infatti preannunciava la fine dei Pietro a Roma, perché un alto della gerarchia del Vaticano decise al posto di Pietro due volte, sia nel 99 sia nel 2005, di lasciar pure che la pecorella smarrita in me morisse. Pietro, i due Pietro, avevano altre cose ben più importanti da fare. Ora, la cosa sorprendente è che in 7 anni da allora l'attuale Pietro, Benedetto XVI, lo ha saputo di questa povera pecorella smarrita che dice che in lui esiste proprio la parusia di Gesù. E nonostante il torto fattole da chi nel Vaticano ha deciso per lui, Pietro non si comporta come fece il re di Ninive, che pur credette a Giona, pur non essendo della sua stessa fede. Invece il re del Vaticano non si veste del sacco e non si sparge la cenere sul capo, né chiede perdono a Dio, perché quando è fatta una violenza ad un piccolino qualunque di quelli di Gesù, è fatta proprio a Dio, parola di Gesù. Per cui Ninive sarà distrutta, ma Ninive è Dio stesso, è la V uguale 5 romano, che è il duplice ni-ni del Nazarenus Jesus, scritto come ni sotto la testa del Gesù Cristo morente sulla croce. Così si ripeterà la morte del Cristo, rivenuto nel suo Padre Spirito Santo, 3 giorni prima della sua eterna rinascita. E Maria, madre di Ar Yah, Yahweh, resterà senza la R, di cui già fu sposa in Tamar, in quel capitolo 38 di Genesi, che già descrive la mia nascita nel gennaio del 38. Tamar, vedova di suo marito Er, resterà la maglia di Maria, restata senza R. Si concluderà l'opera di Gesù, durata esattamente 735.000 giorni meno 120, cominciata con la sua nascita il 25 dicembre dell'anno zero e terminata con la sua seconda morte, 3 giorni prima del Natale e dopo nuove 14 stazioni di Via Crucis, stavolta espresse in giorni e non nelle 14 ore di Gesù. 735.000 giorni meno 120 sono in 735.000 giorni la combinazione tra la creazione 7 e quella del mediatore del 7, 3,5, che porta al Natale. Di conseguenza, 735.000 giorni esprime proprio la creazione del Natale di Gesù. I 120 giorni sottratti indicano proprio la presenza
dei 12 apostoli a livello divino, ossia per 10, che esistono dentro la creazione del Natale e che si muovono soltanto per 734.880 giorni, che sono quelli esattamente tra la nascita di Gesù e l'ascesa definitiva al cielo, dopo di avere compiuto tutto il suo lavoro della sua creazione, iniziata con il suo Natale.